Amici di Lux 74 Channel, Pianeta Commodore, Pianeta Pong, Pianeta Console, Pianeta Commodore del Mercatino, buonasera a tutti. E un video dopo l'altro, ve l'ho detto che ci sarebbero state un'esplosione di video, così, ecco. E purtroppo per chi non ama questo genere, parliamo di un altro pacco arrivato. E questa volta il pacco mi arriva da Catanzaro. Ma allora, prima di tutto mettete un bel like al video, iscrivetevi al canale e sigla! Oh, eccoci qua. Allora, dunque, questo oggettino qua, trovato casualmente, allora, piccolo suggerimento che voglio dare nel frattempo che tolgo un po' di fogliame dove vedo dove c'è l'indirizzo, perché, insomma, da quello che ho capito qualcuno di voi, facendo un atto di bontà, ha trovato il mio indirizzo non sapendolo, guardando un mio video. Ora li ho rimossi, uguali tutti li ho occultati, diciamo, però insomma è sempre bene, essendo comunque visibile, che io rimuova quante più informazioni private si vedono, perché non è che sia ci può essere anche il rovescio della medaglia, no? L'ha messo dappertutto, guarda. Allora, dunque, intanto che levo questa roba qua, dunque, voi dite, no, ma io come faccio a trovare? Non trovo mai nulla, non trovo mai niente, giro mercatini. Allora, dunque, questo oggetto viene da un mercatino dell'usato, quindi non c'è un mercatino dell'antiquariato, non è che ho fatto giri in macchina, quindi ho perso giornate, tempo che non dedico alla mia famiglia, ma Luca va sempre in giro, allora Luca, perché va sempre in giro, trova. No, io trovo anche stando a sedere davanti a un computer, non dico di no, ma come, in poche parole, quello che faccio io è collegarmi sui siti dei mercatini, Mercatopoli, i Mercatando, i vari mercatini dell'usato, Piazza Affari, ci sono sempre siti online, basta cercare, mettersi lì. Se avete un po' di tempo e non sapete cosa fare, questo è il modo meglio per poter, scusate, ho passato un po' il volume, per poter agire, non riuscivo dal computer. Quindi io cosa ho fatto? Dando un'occhiatina, vedendo un giro, arriva questo, vedete, mercatino, eccolo qua, mercatino. Vi dico che tutto questo io l'ho pagato 63 euro scarsi. Vediamo il che c'è, e diranno, mamma mia, no, madonna, cioè, com'è possibile, e trovi tutto, cioè, questi oggetti qua erano a disposizione di tutti quanti. Qua, la ringraziamo di vero cuore di averci preferito, qua, mi hanno fatto anche la dedica, no? Questa me la conserverò. Gentile Luca Cusani, la ringraziamo di vero cuore di averci preferito. Continua a seguire i nostri prodotti sui social network. Mercatino di Catanzaro, eccetera, eccetera, eccetera. No? Ecco. Acquistato martedì, oggi è venerdì, è arrivato in pochi giorni. Vediamo cosa c'è. In ballo, ok. Perfetto, c'è tutto. Guardavo se... Allora, è già passato quello della carta, porca miseria. Allora, abbiamo, guardate che imballo perfetto. Allora, vedete cosa c'è scritto qua? Questa era prezzata 8,90, prezzo scontato 2,
cassettina degli armati, bomb jack. Ora mettetevi i boni, perché ce n'è 7 da aprire. Quindi, per dire, tutta roba che era sconto, anche questo, vedete, 8,90, prezzo scontato 2. Poi ditemi che c'è gente che chiede questa roba. Se dopo 2 mesi questi li avevano ancora lì, perché non avete fatto la corsa? Pure ci spendete anche 10 euro per dei giochini come questo. Barbarian. E queste qui dell'armate, grazie al buon Carlo che mi segue, Carlo Maccioni che mi segue, che conosco, mi ha un po' infettato in queste cose qua. Oh, hanno perso tempo, Riotto e 90, 2 euro scontato. Questo è Caudron. Eccolo là. Armati. Madonna, è già passata la carta, porca miseria. Hanno fatto un imballo esagerato. Lo so che... Allora, Scalectrix. Cassettina gialla, eccolo qua. Però attenzione, perché questo lotto di cassettine, lì c'è scritto scontato 2 euro, ma io non l'ho pagato 2 euro, io l'ho pagato 1 euro l'una. Quindi sono 7 cassette e ho speso 7 euro. Un'altra, Piracy. Quasi finito, E poi si passa al resto, perché il resto è quello interessante. E interessante anche questo. Madonna. Qui abbiamo Knight Rider Kit. Quante ce n'è ancora? Siamo a 3, 4, 6, 7. Ecco l'ultima. Poi ci sono anche mercatini che sparano alti, ma voi state lì ad aspettare, tanto dopo 2 mesi il prezzo cala. Commando, è bellino anche Commando, eccolo qua, sempre 8,90, 2 euro, io ne ho prese 7, gli ho fatto una proposta d'acquisto e lui ha accettato, 1 euro l'uno. Leviamo questa carta qui e veniamo a tutti questi oggettini che ci sono sparsi qua dentro. Vedete qua, eccoli, guarda che un imballo esagerato. Porca miseria, ma qua questo cosa sarà? Cos'è un... Allora Davide che mi segui, Davide Morgana che mi segui, un consiglio, ho visto l'unboxing che fai. Tirala fuori così la lama, non così, perché ti tagli, L'ho visto quando aprivi l'Amiga. Occhio, perché aprire a quella maniera. Allora, ora questi oggetti qua, ma voi potete andare a confrontare e vedere, perché ci sono sempre online sul Mercatopoli di Catanzaro, ci vedete che non dico cavolate. C'era un lotto con 3 datasette e 3 joystick, 3 euro. Tutto, Joystickino. Senza troppe pretese. Tu dici, non trovo nulla, non trovo nulla. Trovi tutto te. Era lì a disposizione di tutti. Altro joystickino. Ma cos'è? La miniatura del Quick Shot, visto? Più piccino, ecco, altro joystickino. Cioè, un lotto così, 3 euro, con 3 joystick e 3 datasette, 50 centesimi al pezzo. Alla fine. Immancabile Quick Shot.
Eccolo qua, Quick Shot. È bellino perché sembra il Quick Shot Mini questo. Ma guardate bellino, ma bellino. Questo addirittura il Quick Shot originale c'ha due tasti di file, questo ne ha ben tre. Poi, sempre 3 euro, ragazzi, che io i prezzi li dico, ma li dico anche quando spendo di più, Però ripeto, non è che è perché l'ho trovato io, perché che fortuna c'ha lui. Io, basta mettersi lì, se avete un po' di tempo. Eccolo qua, da tassette, dice l'ennesimo, vabbè, però da tassette, 50 centesimi lo prendi, abbiate pazienza. Ecco qua, ho fatto un imballo da Dio, un bellissimo Magnum, color biscottone, 50 centesimi. Questi oggetti così andrebbero pagati, Cioè uno ci prova a sparare alto, poi ognuno, ripeto, però se no sembra che passo sempre da polemicone. Ognuno spende quello che ne pare, ragazzi, no? E anche se io dico quanto spendo, ora lì mi immagino già venditori a mangiarsi le mani. Ah, se l'avessi visto io, l'avrei messo in vendita a 10 euro l'uno. E questo è quello che mi ha. Ce l'ho già questo, ma questo è il Magnum, che ha la funzione monitor, che è questa qua, per regolare l'azimut. Quindi tu metti la cassettina dentro e questo suona e tu riesci a regolare l'azimut senza stare a avere. E questa è una bomba, questo qui, questo va, che è una meraviglia, questo da tassettino qui. È quello che c'è anche Vic 2064 compatibile, che però con lo biscotto, no, questo è quello bianco della Magnum. Devo trovare il Bin Eton. Il Bin Eton. Allora, io non capisco perché qui mi ha fatto una schermata che non riesco a toccare più. E veniamo al pezzo clou. Eccolo qui. Commodore 16. Boxato. Ma voi guardate che imballi, Cioè. Questo non sarebbe mai rotto niente. Allora, aspettate che voglio mettere prima di tutto tutta la carta lì dentro. Date pazienza un attimo, ragazzi. Tanto no, mi seguite uguale, no? Il like me lo mettete uguale, no? Ne approfitto per levare tutto questo casino, perché sennò non ci si capisce più nulla. Poi c'è da far macello, vi? No, vediamo un po'. Come si dice boxato? Funzionerà o funzionerà? Chi se ne frega? Per il prezzo che l'ho pagato, questo veniva a 44 euro. Quindi fatevi due conti voi. Un euro a cassettina, 7 euro. 3 euro il lotto di joystick. 44 euro questo. Che è il prezzo pieno era 88,80. Torno un pochino indietro. Così lo proviamo insieme, se non va, pazienza, che vi devo dire. Però, eccolo qua. La scatola un pochino vissuta, un po' increspata dall'umidità. Vediamo un po'. Vediamolo bene, questo comodo stitch. Eccolo lì. Non c'è manuale, lo so già, ragazzi. Quindi non metti fuori, ma non c'è manuale. Mettiamo un po' se puzza. È un po' d'umidità, sa. Eccolo, però c'è tutto, c'è il cavetto in carta peorito dell'antenna, con un altro cavo antenna, con l'alimentatore, eccolo lì, alimentatorino, eccolo va, e questo è il 16. Allora, piccola lezioncina sul Commodore 16. Io perché l'ho preso questo qua? Perché questo qui ha la scatola della prima versione, cioè questo è il primo Commodore 16. La serie 264, quindi Commodore 16 più 416, esistono in due serie,
La prima serie e la seconda serie, da cosa si distinguono? Questo qui, se lo vedete, è controluce, è opaco e non presenta il sigillo di garanzia. In più, la scatola del 16, prima serie, ha il suo polistirolo dedicato, ovvero questo, per alloggiare il suo alimentatore, che ci va perfettamente, vedete? Nelle scatole più recenti è utilizzata quella del 64 con un cartoncino che ha un preformato per infilarci l'alimentatore del 16. E cosa più importante, qui leggerete C16, ok? Questa è la scatola della prima serie. Vogliamo vedere se va? Non ci spero, perché lo sappiamo che i Commodore 16 hanno molti problemi. Però insomma, è come si dice, chi visse sperando morì, finitela voi. Vediamo un po'. Oh, questo è il momento della verità, come dice Ed China, di Affari a Quattro Ruote. Mettiamo il suo alimentatore, colleghiamo tutto e che Dio ce la mandi buona. Se un va, pazienza, non ho speso 100 cifroni, in qualche modo lo possiamo comunque riparare. Allora, siamo su off, ok, andiamola via, perfetto. Allora, monitor è acceso. Ah, ma fregato, devo un po' facendo qualche reset. L'ho collegato nella presa giusta. L'impulso lo dà. Mi piacerebbe capire sembrerebbe, non mi dà proprio niente, sembrerebbe un discorso di alimentazione. È partito il fusibile. Oh, si vede già cambiare qualcosa. Già cambia qualcosa. Vorrei che fosse l'alimentatore. Vorrei che fosse l'alimentatore. Aspettate un attimo, si fa una prova. Aspettate un attimo che si fa una prova. C'è un casino lì dentro, la metà basta. Siamo su 9 volte qua. Ok. Ci mette un altro alimentatore e si prova. No. Non è l'alimentatore. Quindi abbiamo escluso che l'alimentatore va. Va bene. Oh, ragazzi, questo è il bello di... il bello della diretta. Comunque, nel caso capiti una cosa simile, cercate di non arrendervi, perché sappiamo bene che il Commodore 16 è un computer che purtroppo ha avuto diversi problemi a livello di
non affidabilità quando era nuovo, ma affidabilità nel tempo, nel senso che magari un Commodore 16 riposto funzionante, magari quando poi lo va a riaccendere a distanza di anni ha un problema di bruciatura dei chip, che si possono bruciare i chip, non solo si possono bruciare i chip, ma si può anche eventualmente essersi formato sui zoccoli dei chip, che ce n'ha 5 zoccolati, quelli principali, ovvero Tether, la CPU e gli altri chip del BASIC eccetera, che possono averci magari un po' di ossido, qualcosa. Quindi magari è quello il problema che può causare. Ma ci avete tempo? Voglio passare all'azione subito. Li mettiamo indietro, perché magari questi sono, almeno ci vediamo subito il dubbio, perché è un peccato che un 16 boxato, specialmente la prima serie, debba avere questo problema qui. Allora si guarda subito e vado avanti, così vediamo anche dentro come è fatto. Voi guardate quanto è grosso il case e quanto è piccola la scheda, perché questa scheda andava ovviamente anche nel plus 4, la stessa medesima con meno RAM. Allora, lo primo step da fare, il fusibile, controllare il fusibile, questo, e poi questi chip, questi 5 chip, 1, 2, 3, 4, 5. Facciamo una prova veloce. Io adesso cosa farò? Io adesso sfilo e rinfilo i chip per dargli una sola, vedete? Rimosso il chip. Per ricreare il contatto, allora fate attenzione quando li rimuovete, perché vedete, i chip hanno una rientranza qui, che è una mezzaluna, deve coincidere con la mezzaluna che c'è sul chip, sullo zoccolo. Non invertiteli, perché sennò fate un casino. Io li sfilo e li risfilo, ma in questo caso potrebbe essere anche un condensatore, perché non scordiamoci che i condensatori danno problemi, nel senso che magari una macchina ferma, perché tenerla troppo ferma una macchina, non è detto che dice come mai funzionava quando l'ho riposta 20 anni fa e ora non va più. Non va più perché i condensatori si seccano. Mi dà l'impressione che abbia preso un po' di umido questa macchina qui. Comunque, nel caso non dovesse funzionare questo primo tentativo, voi fatene un altro, sempre rimuovendo, smuovendo e rinfilando chip, con dei prodotti specifici per l'elettronica, tipo CD chip per l'elettronica. Ragazzi, vediamo un po'. Ho detto che la cosa sia stata risolutiva. Il fatto che non mi convince è che non fa nemmeno il reset. Il Commodore 16 ha un reset lateralmente, dovrei avere una sorta di segnale che non mi dà.
scusate, eh. Date pazienza, Tanto avete pazienza, vero? Prendetevi una birra. Guardate per arrivare. No, pensavo che fosse una questione di settaggio del monitor. Niente, va bene, dai. Mica tutte le ciambelle escono col buco. Ora lì di sicuro tutti a godere, e Cusani ha preso un oggetto, vedi, ci dice, e non funziona. Ragazzi, ma il bello di queste cose sta proprio in questo. Cioè, non è che tutte le ciambelle escono col buco, Io, per dire, ho fatto caso che ogni volta che è estate, d'estate, trovo sempre un 16, ecco, e generalmente l'ho trovato sempre che funzionavano. Però ripeto, il 16 purtroppo è una macchina un po' particolare, molto particolare. Ora qui mi ci voglio mettere, voglio capire bene, provando a cambiare dei chip. Ci metto, ragazzi, mi pigliano le fisse, io devo capire, io voglio far ripartire questo troiaio mentre sono qui con voi. Mi si spenge, devo capire. Ma questo è uno dei 16 morti che ho, perché ho parecchi 16 morti, perché grazie a loro ho ripristinato vari plus 4. Allora, diamo un po' la rosa, fammi un po' di rosa. Ora provo a cambiarci il TED. Ok? Innanzitutto vediamo se questo qui che problemi dà. Non mi ricordo che problemi dà questo qui. Questo è capace a funzionare. Questo mi dà un altro tipo di problema. Questo non lo posso vedere. Invece quest'altro, cosa c'è? Oh, questo va! Quindi mi dà anche la schermata diversa. Questo funziona. Questa è una seconda serie, vedete? Questo è lucido, guardate com'è lucido. Allora, vediamo un po'. E oramai io, ragazzi, mi sono messo in testa che devo fare questa riparazione mentre sono con voi. Voi andate pure avanti finché non vedete cambiare il tipo di screen, perché mi sa che qua, ragazzi, ci si fa notte. Tanto io oggi non c'ho niente da fare, ho la giornata libera, è l'ultimo mio giorno di ferie. Ecco, e questo è il bello di queste questo è quello che c'ha la scheda metallica. Ah, questo è quello malato Daniele, però per capire qual è il chip guasto, il problema è che devi aprire tutta la scheda lì.
Tanto voi ascoltate la musichetta, no? Ok. Tolto lo shield metallico, così non perdere le viti. Questo è il suo. Ok. Facciamo questa prova qua. Ora io cosa faccio? Provo a sostituire i chip. Dove l'ho appoggiato? L'ho smontato. Eccolo qua. Allora, questo è quello che mi è arrivato, ok? Quindi questo è quello che mi è arrivato. Lo riproviamo. Anche dal buzzo si capisce che è lui. Che pulsa d'umido, che è una roba. Ok. E non va. Allora, io la prima cosa che faccio è provare a cambiare il tempo. Quindi da uno funzionante io rimedio il chip che mi occorre per fare questa prova. Ma io l'ho messo l'altro lasciavita a taglio. Vedete, il casino ti vanno a fare ste robe e che perdi quello che tu c'hai. Ragazzi, questo sarà il video più noioso e patetico del mio canale, ve lo dico, anche perché non è in diretta e io sto facendo tutto qui. Ma dove l'ho messo il taglio? Ma che è stata l'unica. Ah, eccolo qua. Allora, proviamo a cambiare il TED. TED che è il chip video e audio. Quindi TED funzionante, si prova a togliere il TED da lui. È importante sempre, quando fate queste operazioni, scollegate completamente l'oggetto da qualsiasi rete elettrica, eh. Non fate mai queste cose con la rete collegata, perché non è tanto per la scossa che potete prendere, ma rischiate di bruciare qualcosa, bruciate la scheda in un altro modo. Allora, TED l'ho messo, dovete scommettere che TED. Quindi abbiamo capito che il TED non è. Se non fosse uno di questi 5 chip, può essere una RAM, eh? Quindi voi quando fate questa operazione, l'avevo messo male, ferma che l'avevo messo male. Tempo che l'avevo messo male. Nel caso non dovesse funzionare cambiando questi 5 chip, potrebbe essere una RAM. Eccolo qua, è il TED. È il TED che è bruciato. Questo c'è il TED bruciato. Eccolo qua. Vedete, funziona. Visto che ho quell'altro 16 che avete visto prima, che era un 16 non funzionante ma non si sa per quale causa, io adesso proverò a mettere il TED di quell'altro su questo, perché di là non so che problema ci sia. Allora, questo l'abbiamo rimesso, riverifichiamo. Questo è quello della quale ho rilevato il TED. Purtroppo il TED, ragazzi, è il chip più rottura di scatola che ci può essere, perché è l'unico chip che attualmente non è stato ancora riprodotto. La CPU sì, ma il TED no. Il TED purtroppo no. Allora, questo era un 16 troiaio
che non so che problema ci possa avere, ma era sdentato, schifezza, e non si prova. Ah, ecco, guarda. Questo c'ha un pin piegato. Questo TED qui. Allora. Vediamo se abbiamo culo. Di solito culo ce l'ho. Non è detto. Di solito culo ce l'ho. Che i Commodore mi vogliono bene. Allora qui questo TED vedo che c'ha diversi pin piegati. Non so perché. Qualche incauto che ha fatto delle prove ha compromesso i pin. Ma è come voglio, come vorrei che questa storia andasse a lieto fine. A posto! A posto! Commodore 16 boxato, funzionante. Tutto questo in 30 minuti. Ma perché c'avevo dei ricambini? Ale, a posto. Ale, guardate un po'. Reset. Perfetto. Ragazzi, mettete un bel like e me lo merito. Iscrivetevi al canale e me lo merito. Ragazzi, alla prossima. Grazie come sempre. Di sopportarmi e di in qualche modo di sostenermi. È stato un po' noioso il video, ma ne è valsa la pena. Ne è valsa la pena! Ne è valsa la pena! Ciao ragazzi, un bacio, ciao!